se volete che il mondo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano, ci dobbiamo mescolare i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati. Ehi voi sani, che cosa significa la vostra salute? Anche lei desidera un bambino? O vuole la grazia per non averne? Sono qui solo per guardare. Scusi, signorina, ma questo russo che cosa fa? Il poeta. Scrive sull'Italia? Sta scrivendo la biografia di un musicista russo. Come ti chiami? Angela. Angela. Sei contenta? Di che cosa? Della vita. Della vita, sì. Zoe, perché non rispondi? Zoe. Lo sai che ho paura a stare solo. Non so a cosa stai pensando. Ma ora basta, basta. Non si deve pensare sempre alla stessa cosa. Questa luce mi fa venire in mente certi pomeriggi d'autunno a Mosca. Nel parco Gneskushny. Voi non capite niente della Russia. Allora anche voi non conoscete niente dell'Italia. Certo, è impossibile per noi poveracci. Allora come possiamo fare per conoscerci? Bisogna distruggere le frontiere. Quale frontiere?